Casa Giovani ha aperto le porte ai giovani della nostra diocesi già per il sesto anno consecutivo. Più di 150 giovani hanno deciso di darsi del tempo per non perdere tempo, cioè vivere questa esperienza della vita comunitaria per 3 settimane consecutive insieme con un sacerdote e una consacrata. Casa Giovani prende un po' spunto anche da quello che il Papa stesso, il Papa Francesco, ci ha consegnato nell'omelia della GMG di Cracovia. Il Signore vuole abitare nella tua casa, nella tua vita di ogni giorno. Ed è per questo che Casa Giovani chiede ai ragazzi di impegnarsi nel loro lavoro, nello studio, negli affetti, nelle amicizie, ma aprendosi al Signore, nella preghiera e nell'ascolto del Vangelo quotidiano. Già questo primo mese di ottobre abbiamo vissuto le prime 3 settimane, ora si aprono davanti a noi le 3 settimane di novembre, poi quelle di gennaio, per i giovani dai 18 ai 24 anni. E distinguiamo altri 2 periodi per i giovani più grandi, dai 25 anni in su, nel mese di marzo e nel mese di maggio. E poi questo è il secondo anno consecutivo in cui indichiamo ai giovani di darsi uno stile nella preghiera e nella vita spirituale. Ed è per questo che tutti i mercoledì a Casa Giovani invitiamo i ragazzi a vivere il momento della lezione divina sul Vangelo della Domenica e fermarsi poi per una cena e stare in fraternità. Tutti i mercoledì dalle 19 a Casa Giovani. E ogni settimana la possibilità di celebrare la messa insieme in una parrocchia. Quest'anno saremo nella chiesa di San Pio X a Fano, tutti i venerdì alle ore 19. E anche quest'anno, per chi ha fatto l'esperienza delle settimane in Casa Giovani negli anni precedenti, invitiamo a fare un po' il punto della situazione anche da un punto di vista vocazionale. Queste sono le settimane Marco Pigreco, Marco 3,14, ispirandosi al brano del Vangelo, li chiamò perché stessero con lui. Una settimana a dicembre, dall'11 al 17, e una settimana nel prossimo febbraio, dal 12 al 18. Sono le settimane vocazionali Marco Pigreco. Casa Giovani ormai è un punto di forza della nostra pastorale giovanile, dove si chiede ai giovani maggiorenni di darsi del tempo per fare il punto della situazione sulla loro vita. Per informazioni e per iscriversi potete fare riferimento a me, Don Steven Carboni, e a Giovanna Giovannelli, che è custode della casa. Casa Giovani, in via Don Bosco 14, a Fano. Visitateci sempre sulla pagina Facebook, Pastorale Giovanile Fano, lì trovate sempre tutte le indicazioni, le foto, le immagini, i commenti e gli appuntamenti. E poi ognuno nella propria parrocchia può fare riferimento al proprio parroco e chiedere di poter iscriversi alle settimane in Casa Giovani.